santa reliquia. Questa è la miracolosa spina, dovrai custodirla tu. Conosco tante cose. Se non la trovo, ci lascia morti qua sotto. E allora Giovanna conoscerà la mia vendetta. Lunga vita alla regina! Principe, la regina aspetta un bambino. Prima che nasca un erede o che sia troppo tardi, dobbiamo intervenire, mia signora. È arrivato il tempo di agire. Lasciatemi! La risposta degli ungheresi non si fece attendere. Continueranno a bombardare il castello finché le mura non cadono a solo. Se restiamo qui, ci aspetta morte certa. E il passaggio segreto ci porterà direttamente al sicuro. Portate con noi la santa reliquia. La regina ha deciso. Si salpa per la Francia. Sarà una coincidenza, ma con il ritorno della spina a Napoli la peste finì. Comandante! Si insinua! Di antiche pergamente! Architetto e scrivano! Dunque il progetto è concluso! Serene espugnabili da ogni direzione. Le controscarpate così inclinate assorbono meglio i colpi dell'artiglieria. La forma allungata e l'assenza dei bastioni diminuisce notevolmente il numero dei lati da difendere. In pratica ci vogliono meno cannoni e meno soldati. Addirittura migliorato i progetti militari del San Gallo. Sì, eccellenza. E soprattutto quelli di Leonardo, sa, i suoi studi massonici, l'alchimia. Come vede, l'esagramma giudaico potrà finalmente racchiudere il segreto della spina di Cristo. Silenzio, scriva. Il segreto non deve varcare queste mura. Ora vado. Cominceremo i lavori tra 2 mesi. L'equilibrio cosmico tra il fuoco e l'acqua. Il suo potere è tanto immenso quanto fragile. I nazisti avevano fretta di trovare la reliquia. Erano cominciati i tumulti delle 4 giornate e temevano che la situazione peggiorasse. Ma come, scusi, come fa a sapere tutte queste cose lei? Prima che scoppiasse la guerra, io abitavo qui. Mio padre era il custode. Poi i tedeschi la trasformarono nella loro armeria. Ma allora lei è Nicola, il ragazzo minacciato dal comandante che voleva la spina. E il comandante non era l'unico che la voleva. Donna Bernardina? Don Genoino, e che ci fate voi da queste parti? Mi è dispiaciuto per la situazione che ti è successa, ma vorrà dire che Masanillo avrà piacere ad ascoltarmi. Don Genoi, voi non potete nemmeno immaginare quello che mi è successo. Ho trasportato un po' di farina di nascosto e ho trascorso 8 giorni di prigione. Non hanno più nessuna pietà. Però intanto la gente si muore di fame. Bernardi, che succede? Don Giulio vuole parlare con te. Ma Saniello, la situazione è diventata insostenibile. Lo sai da quanti anni lotto come tribuno del popolo? E come te, sono stato già imprigionato per questo. Don Genoi, parlate. Che volete dire? Ho sentito quel che si dice in tutto il quartiere Pendino. Vuoi fare una protesta?
È una buona idea, ma non fare cose avventate. Queste cose vanno organizzate per bene. Ascolta i miei suggerimenti e vedrai che il popolo ti seguirà con mano re. E quindi che dobbiamo fare? Mentre tu incoraggi il popolo, fare in modo che il vice re firmi un patto per abbassare le tasse. Avrai onore e gloria, ma c'è una condizione. La sacra spina dovrà finire nelle mie mani. Che la spina è la leggenda. Arrivate al castello, so io come trovarla. Ma Sadie, io e te faremo grandi cose per Napoli. Popolo, basta, siamo ribellati, non ce la facciamo più! Bisogna far capire ai funzionari che le tasse le devono togliere, non ne provamo più! Sì! Lei si sta ammazzando! Gente, non ne ho re! È la nobiltà che sta pigliando il cappello con tutti gli interessi! Venite, venite con me! Dobbiamo andare agli uffici del Dazio! Appicciamo tutto coso! Bruciamo le case dei notabili! Sì! Sì! Pigliamoci le carceri! Il vicere ci deve firmare l'abolizione di tutte le tasse! Siete pronto? Sì! Andiamo! Viva il re di Spagna! E a morte il mal governo! Sì! Capitano! Chiudete tutti gli accessi. Sì, generale Giovanni. Preparate l'artiglieria d'attacco su tutti i fronti del castello. Sarà fatto, vicere delle Leone. Avete sentito? Andiamo! Generale, dove è stata spostata il resto della nobiltà? Le famiglie che non sono state ancora catturate dai rivoluzionari si sono dirette nei loro feudi al di fuori delle mura e le famiglie che sono rimaste in città sono state trasportate al sicuro fino a nuovo ordine. Perfetto. Spariamo sulla città. Le cannonate sederanno i loro spiriti rivoluzionari. Sì, vicere, ma il problema del capopolo pescatore rimane. Ma Sanello ha già pronto un piano. Ti facciamo credere di scendere a patti con noi. Gli diamo potere, lo reggiamo capitano generale del popolo e vedrai che in pochi giorni sarà odiato dai suoi stessi sostenitori. Sarà vittima della sua stessa ignoranza. Il vicere non si sbagliava. Quello che disse si avverò in soli 5 giorni. Asaniello! Asaniello! Eccolo qua, l'abbate. E allora? Perché mi avete fatto venire in questo abbetto? Lo sapete, oramai non sono più abituato. Meglio stare lontano da occhi indiscreti. Donna Bernardina? Mio marito ha ragione. Oramai sono viceregina delle popolane. Ma Sanino, le condizioni stanno cambiando. Ora è tempo di mediazione. Mediazione? Mediazione? E perché mai? Ci basta tanto così. O vicere si è rifugiato a Sant'Enni. Oramai tene paura. Tene paura, Masaniello. Il vicere ha firmato le mie condizioni e tra poco riconoscerà pure gli stessi privilegi al seggio del popolo, al pari degli altri. Il popolo ora vuole una tregua. È stanco di combattere. Ma tu ti ricordi com'era ridotto il mio popolo? Quello che avete ottenuto è stato ottenuto solo grazie a Masaniello, ricordatevelo. Ma tu hai fatto uccidere anche persone innocenti, persino quell'ambulante che ti avevo chiesto la grazia. Era un bandito. E poi, chi va contro Masaniello va contro la nuova legge di Napoli. Napoli. Don Genoi, ho grandi progetti per Napoli. Hai presente Piazza Mercato? La facciamo diventare un porto. E poi facciamo un ponte che collega Napoli alla Spagna. Ma tu ci pensi, Don Genoi? Sarà una cosa mai vista. Sai che penso, Masani? Che a te l'ambiente del palazzo ti ha fatto male. La gente crede che tu sia pazzo.
Pazzo. Pazzo. E allora, quando dicevo che in 3 giorni mi sarei preso a Napoli, allora non ero pazzo! Volevo solo una conferma. E tu! Tu vuoi stare con loro! Abbatte! Abbatte! Eccolo, sta arrivando! Buffone! Eccolo qua, il nostro capitano! Pazzo, si lo pazzo! Ma chi ti credevi di essere? Ma guardalo, proprio come ti avevo detto, non ha saputo gestire il potere ed è stato tradito dai suoi stessi seguaci. Ha avuto la fine che si meritava. Però avete firmato i capitoli di pace scritti da Genoino. Dovresti accettare la loro richiesta. Da domani alziamo le tasse sulla farina. La rivoluzione popolare non poteva durare. Non hanno tenuto conto del potere di Castel Sant'Elmo. Chi possiede il maniero possiede la città. Andiamo. Stop!